gentili telespettatori di Padre Pio Tv, benvenuti a questo ennesimo nuovo appuntamento con la storia della Chiesa. Dopo che nelle ultime due settimane di lì ci siamo lasciati affascinare dall'argomento preparazione presbiterale e ridefinizione del ruolo dei seminari, ma soprattutto del ruolo del clero all'interno di una società che indubbiamente muta dalla metà del XVIII alla metà del XIX secolo, riprendiamo il nostro racconto cronologico ripartendo soprattutto dallo stesso periodo, cioè. Come già vi anticipavo un paio di settimane fa, abbiamo temporaneamente abbandonato il racconto cronologico degli eventi e degli avvenimenti per dedicarci quasi in maniera esclusiva ad un argomento che costituisce, secondo me, una delle chiavi di lettura che chiudono il periodo moderno e proiettano l'Europa verso la contemporaneità, proiettano la presenza della Chiesa in Europa verso la contemporaneità. E come vi annunciavo qualche minuto fa, adesso riprendiamo un po' il discorso relativo al racconto della storia della Chiesa in Europa a partire dalla seconda metà del Settecento. Seconda metà del XVIII secolo direi che registra in vari Stati europei, Spagna, Prussia, eh, Regno di Napoli, registra la realizzazione di vere e proprie riforme eh, sociopolitiche. Direi che se dovessimo provare a sintetizzare l'insieme di queste eh, riforme sociopolitiche che caratterizzano un po' la gran parte dei Paesi europei al, nella seconda metà del Settecento, possiamo tranquillamente affermare che oramai siamo in un periodo durante il quale non si può. Non eh, tener presente non si può non registrare quello che è lo sviluppo dello Stato moderno eh, in sé per sé, cioè in maniera così evidente all'interno di, di questi stati. Direi che eh, l'avvento, lo sviluppo dello Stato moderno è soprattutto caratterizzato da un certo rigetto verso tutto ciò che è considerato tradizionale, soprattutto in maniera evidente quelle che sono vere e proprie ingerenze da parte dello Stato nei confronti della Chiesa. Questo discorso, cioè questa uh, proiezione, questo percorso che facilita lo sviluppo dello Stato moderno in Francia e specificamente in Francia assume uh, delle modalità completamente diverse. In Francia a differenza Direi degli altri stati europei. Questo sviluppo dello Stato moderno si registra con un evento ben, eh, direi ben, ben esclusivo, ben, ben conosciuto. Stiamo naturalmente parlando della eh, Rivoluzione francese. Rivoluzione francese che direi, al di là di quelli che sono i suoi eh, gli eventi e gli sviluppi, è, una, um, è un momento in grado di eh, cambiare se così possiamo dire, il volto dell'Europa nella, nella sua totalità, nella sua, nella sua interezza. Direi che in maniera, anzi eppure in maniera molto sintetica, tra il 1789 e il 1799, cioè nell'arco di appena dieci anni, la Francia è quella realtà geografica, quella realtà statale, che passa da una situazione specificamente legata all'Ancien regime, e ne abbiamo parlato in diverse occasioni, della realtà francese nel pieno dell'età moderna, in appena dieci anni, è una realtà che passa dall'Ancien Regime alla Repubblica. E questo vi dicevo in un arco di tempo molto, molto limitato, cioè fra il 1789 e il 1799. Non bisogna però dimenticare che, seppure tutti gli altri stati, la gran parte degli altri stati europei eh, è caratterizzata dall'avvento di riforme eh, sociopolitiche, in Francia la, la, le conseguenze. Della, della rivoluzione francese registrano, direi, accanto a ragioni filosofiche e religiose, anche e soprattutto ragioni economiche, ragioni politiche e ragioni sociali, perché, direi, la, eh, nella sua totalità, nella loro totalità, quelle che sono le conseguenze della eh, rivoluzione francese eh, determinano in maniera, direi, definitiva. Quello che è il, la fine dell'assolutismo, quindi quello che è il periodo eh, che ha caratterizzato la realtà francese nei decenni immediatamente eh, precedenti, il 1789, e soprattutto direi la rivoluzione francese si pone... Poi vediamo se saranno obiettivi pienamente raggiunti, pienamente eh, raggiunti, o perlomeno raggiunti soltanto in parte, oppure eh, assenti da quelli che saranno le conseguenze e gli esiti della Rivoluzione francese. Si pone soprattutto con la fine dell'assolutismo, la Rivoluzione francese si pone soprattutto come obiettivo: direi un duplice scopo. La, da una parte la creazione di una Chiesa nazionale, ma dall'altra parte anche la messa in atto di una realtà, direi, caratterizzata da una vera e propria azione di scristianizzazione della società francese. Ma andiamo per ordine. Inevitabile il pur breve riferimento a quella che è la storia manualistica che racconta la, la, la rivoluzione francese. Nel maggio 1789, Re Luigi XVI convoca gli stati generali. Gli stati generali che non sono altro che, eh, direi, la riunione. De tre elementi tipici della società francese di quel periodo. Da una parte i nobili, il clero, seppur il clero basso, dall'altra parte il terzo Stato. L'insieme direi del clero, soprattutto basso, e il terzo Stato, provocherà la nascita dell'Assemblea Nazionale Costituente. L Assemblea nazionale costituente che mira soprattutto al raggiungimento di eh, un duplice obiettivo. Da una parte l'abolizione dei tradizionali diritti feudali e dall'altra parte la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Da questo punto di vista, direi abolizione del feudalesimo e dichiarazione dei diritti dell'uomo sono, in estrema sintesi, i contenuti di quello che è stato eh, l'illuminismo per tutto il XVIII secolo in Francia. Ma direi a rendere eh, marcatamente nociva. Se così possiamo dire nei confronti della Chiesa, la rivoluzione francese è il fatto che accanto all'abolizione dei diritti feudali e accanto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, la rivoluzione francese si eh, propone anche la promulgazione di veri e propri provvedimenti antiecclesiastici che mirano soprattutto a da una parte l'incameramento dei beni posseduti dalla realtà ecclesiale e dall'altra parte alla soppressione degli ordini religiosi. 17 luglio 1790 è la data che segna la nascita della Costituzione civile del clero, cioè da quel 17 luglio 1790 in Francia coesistono due chiese, ma soprattutto direi la nascita di una Chiesa nazionale mira sempre di più a ridurre la presenza della Chiesa Cattolica in Francia con la costituzione di una Chiesa nazionale che diventi sempre più subordinata alla realtà dello Stato. Il 13 aprile 1791 Papa Pio VI condanna la creazione della Costituzione Civile del Clero in Francia, ma dal 1791 in poi, direi, ehm, si avvia una delle fasi più cruente, quella forse più ricordata quando si racconta la Rivoluzione Francese, cioè il periodo dei Sanculotti, il periodo durante il quale, per scristianizzare la Francia, Uh, dal tentativo, dalla realizzazione di una Chiesa nazionale si va sempre più a una vera e propria, e permettetelo pure anche, aperta rotta nei confronti della, della religione. 1792-1795 sono gli anni della Convenzione nazionale e della presenza del famoso Robespierre, quando tra il 1793 e il 1794 il clero sale metaforicamente parlando, ma non soltanto metaforicamente parlando, sul palco della, della ghigliottina. L'ultima fase, quella compresa tra il 1795 e il 1799, è il periodo della, eh, del famoso direttorio. Quindi direi che al di là di quelle che sono le fasi storiche che segnano un po' l'evolversi della, della Rivoluzione francese, è importante evidenziare come con la Repubblica in Francia c'è un vero e proprio rifiuto di ogni religione. Se esiste un culto in Francia dopo la Rivoluzione francese, questo culto è il culto per la dea ragione, è il culto per l'essere supremo viene introdotto, viene riorganizzato il, il calendario, si tende a mettere su quello che è l'ideale dei giacobini, cioè il prete sposato. Direi che non sono pochi i preti che in questo periodo passano dallo zucchetto, permettetemi il termine, al berretto frigio, cioè il simbolo della, della rivoluzione. E soprattutto a partire dal 1797 per il clero in Francia, Uh, si fa sempre più evidente l'esigenza uh, di proclamare la propria libertà alla Chiesa, no, alla Repubblica. Cioè dal 1797 per i preti, uh, onde evitare l'esilio o addirittura la morte, bisogna proclamarsi fedeli alla Repubblica. Bisogna proclamarsi fedeli alla nuova Costituzione, bisogna proclamarsi fedeli a quelle che sono le nuove leggi promulgate con la Rivoluzione francese e soprattutto bisogna estendere il proprio odio alla monarchia. Dopo il periodo rivoluzionario ci sarà dal 1796 una figura molto importante quella di Napoleone Bonaparte, il quale a soltanto 27 anni, nel 1796, arriva a comandare l'intera armata francese. Perché l'importanza eh, di Napoleone? Perché direi eh, Napoleone Bonaparte, al di là di quelli che sono, direi, le, le, le vicende eh, laiche, le vicende storiche, che caratterizzano la storia di Francia in quel periodo nei confronti con le altre nazioni europee, è importante perché Napoleone si pone come punto di riferimento nei confronti del papato quando sul eh, soglio pontificio, a partire dal 4 marzo 1800, eh, sale il cardinale Barnaba Chiaramonti, che è stato fino a quel momento vescovo di Imola e che da quel momento in poi... Eh, assumerà il, il nome di Papa Pio VII. Con Papa Pio VII direi siamo di fronte a un modello di realtà ecclesiale, siamo di fronte a un modello di Chiesa alquanto, alquanto moderata. Papa Pio VII è un Papa che direi non si lascia facilmente affascinare ma soprattutto attrarre da quello che è il tradizionale potere temporale. Papa Pio VII è eh, un Papa che invece mira molto e punta molto su quella che è la missione religiosa della Chiesa. Chiaramente, eh, l'abbandono metaforicamente parlando del potere temporale da parte di questo pontefice, direi lasciarsi affascinare da quella che è la vocazione spirituale della Chiesa, nasce soprattutto come vera e propria reazione a quello che è il periodo immediatamente precedente alla Rivoluzione francese, cioè nasce come reazione all'assolutismo. E il programma eh, di Papa Pio VII che gode dell'apporto di una figura molto importante, cioè dell'apporto del segretario di Stato che in quel, in quel periodo è Consalvi, il cardinale Consalvi, ehm, il programma, dicevo, del pontificato di Papa Pio VII è un, è un programma molto, direi, molto essenziale ma soprattutto molto chiaro. Papa Pio VII è un pontefice che ehm, guida la Chiesa, da una parte eh, mostrando una netta fermezza di principi, una vera e propria chiarezza, ma soprattutto l'altra parte del pontificato eh, potremmo definirlo come una vera, la realizzazione di una vera e propria in grado di adattarsi alle circostanze. Ricordo che fin dal 1741 per la Chiesa si è aperto il nuovo capitolo dei concordati e quindi anche Papa Pio VII è un pontefice che cerca di individuare quali di eseguire anche attraverso la firma di un concordato per poter cercare direi, di restituire alla Francia, attraverso la, la figura del, di Napoleone, quello che è il suo Uh, e la sua antica, antica vocazione. Cioè, Papa Pio VII è un Papa che si preoccupa di individuare quali percorsi da seguire perché si uh, risolvessero nel, in tempi abbastanza brevi quelle che erano le, le, le problematiche innescate in Francia dalla, dalla Rivoluzione francese. E direi: non tarda ad arrivare il periodo anche per Papa Pio VII, dei concordati: 15 luglio 1801. Uh, i rappresentanti di Napoleone insieme ai rappresentanti del, del Papa firmano un concordato importante, importante per diversi aspetti. Il primo, forse, che la firma di quel riguarda il fatto, riguarda la constatazione che la firma di quel concordato segna direi, la caduta di un sogno eh, di matrice che, che aveva trovato in Robespierre il suo, il suo maggior rappresentante, cioè quello di eh, scristianizzare definitivamente la Francia. Viene meno ogni possibilità con la firma del concordato del 1801, direi un concordato che individua sia in Napoleone che in Papa Pio VII, nei due suoi maggior rappresentanti, nei due maggior protagonisti della politica di quel periodo tra Santa Sede e Francia, direi una reciproca eh, convenienza. Per Napoleone la firma di quel concordato significò la fine di una chiesa francese divisa quando, eh, direi, la, accanto alla tradizionale Chiesa Cattolica, alla luce di quelli che erano gli essi della Rivoluzione francese, cominciò ad essere in maniera molto presente all'interno dei confini francesi una Chiesa prettamente nazionale. Ma soprattutto la, eh, la convenienza, tra virgolette, per Papa Pio VII è possibile individuarla in quello che eh, fu l'occasione che il Papa lesse in quel concordato per restituire alla Chiesa Cattolica un certo protagonismo. All'interno della Francia. A ben vedere, direi, i contenuti di quel concordato firmato nel 1801 dai pleni potenziari napoleonici e papali, in realtà, direi, eh, non si fa fatica a riconoscere come chi potesse trarre maggior vantaggio dalla firma di quel concordato, in realtà, fosse eh, lo stesso Napoleone e tutto a discapito dello stesso, dello stesso Pio VII. L'imperatore Napoleone, non è, eh, direi, individua in quel, nella firma di quel concordato la possibilità, attraverso l'utilizzo della Chiesa, di consolidare sempre di più il, il, eh, il suo impero. D'altra parte, Pio VII aveva individuato in Napoleone, un, direi, un vero e proprio uomo della provvidenza, cioè quella figura in grado che aveva promesso soprattutto alla Chiesa Cattolica di restituirle tutti quegli spazi, tutte quelle prerogative, tutti quei diritti che le erano stati tolte dalla conclusione, delle, ehm, dalla conclusione della, della, della Rivoluzione francese. In realtà, direi quel concordato perché va a vantaggio di Napoleone? Perché. Uh, quel concordato conteneva 77 articoli che uh, rispecchiavano quello che era l'antico spirito gallicano, quindi la tendenza a realizzare una Chiesa che fosse particolarmente sottomessa alle, alle prerogative dello, dello Stato, con delle direi, iniziative che avevano tutte il sapore della, della laicità tipica del periodo immediatamente successivo alla, alla Rivoluzione francese, cioè faccio un, un esempio, il matrimonio, eh, un concordato che considerava soprattutto gli aspetti civili del matrimonio, a discapito di quelli che erano gli aspetti, gli aspetti religiosi. Il, la considerazione di un, del matrimonio come un vero e proprio contratto e non come la celebrazione di un sacramento e quindi considerato contratto in grado di poter essere sciolto così come ogni altro contratto in, eh, contratto in maniera molto, in maniera molto, molto, direi molto semplice. E la riconferma del placet. Quel concordato, quello del 1801, direi riconfermava quasi l'autorità. Dello Stato nei confronti della Chiesa per quanto riguarda la, la gestione delle nomine episcopali, per quanto riguarda l'organizzazione dei sinodi, per quanto riguarda le decisioni che andavano in un certo senso a, a, a regolare i rapporti tra monarchia e Chiesa. E soprattutto sta, quel concordato conteneva anche un forte richiamo, se non addirittura una riconferma del cosiddetto ius appellationis, cioè la possibilità. Per chi si fosse tra virgolette, trovato uh, ad essere condannato da parte di una legislazione tutta ecclesiastica, poter ricorrere in maniera libera a quello che invece era il diritto dello Stato e quindi ad opporsi a quelle che erano le decisioni della, della Chiesa nei, nei suoi confronti. Direi che il decennio successivo uh, registra. Una ridefinizione dei rapporti tra l'imperatore e, e Papa Pio VII, chiaramente essendo all'interno di un. Di un, di un programma televisivo specificamente legato alla storia della Chiesa, deve in un certo senso andare in maniera molto veloce su quelli che furono come dire, i rapporti eh, civili che si, che si instaurarono. 1815 Napoleone sarà a Sant'Elena, dopo l'isola d'Elba, e il 24 maggio, 1814, il 24 maggio dico bene, 1814, dopo alcune peripezie, Papa Pio VII finalmente farà, ehm, direi, ritorno, ritorno a Roma. Perché sottolineo la data del 1814? Perché siamo alle porte ormai della Restaurazione. Siamo all'interno di quel periodo durante il quale l'Europa in un certo senso è impegnata a ripensare la propria identità. Chiaramente, lo abbiamo già affermato anche la settimana scorsa, gli esiti della Rivoluzione francese sono esiti così evidenti, così incisivi, che nonostante il tentativo di ritornare a quella che è la situazione ante rivoluzione, non sarà possibile non tener conto di quelle che sono le novità innescate dalla Rivoluzione francese. Cioè adesso la società europea, non soltanto la Chiesa, dovrà eh, fare i conti con eh, tutto il nuovo se così possiamo dire, che è stato come dire, eh, rilanciato, che è stato riaffermato in tutta la sua novità da parte, da parte della Rivoluzione francese. Ed è evidente, non soltanto a livello ecclesiale, ma soprattutto a livello di società europea, come adesso, nei primi decenni dell'Ottocento, direi non ci sia più il sapore dell'Ancien Regime. Che cosa voglio dire? Dopo la Rivoluzione francese siamo nei confronti, siamo di fronte ad un'Europa che è caratterizzata... Da un, un nuovo modello di società. Un'Europa caratterizzata da nuove strutture politiche, da nuove strutture sociali, da nuove strutture economiche. Per chi mi ha seguito nelle ultime settimane ricorderà che una delle caratteristiche tipiche dell'anziano regime era stato la, il godimento del privilegio a tutti i livelli, da parte dei nobili, così come da parte del, del clero. Direi che la Rivoluzione francese sostituisce al privilegio il eh, principio dell'uguaglianza. Adesso eh, c'è più, più libertà a tutti, a tutti i livelli. Direi che all'autorità eh, e all'arbitrio, all'autorità assoluta del sovrano si sostituisce, dopo la Rivoluzione francese, la sovranità popolare e la libertà a differenza di quando avveniva all'interno dell'anzien regime, ora tra politica e religione esiste un vero e proprio separatismo. Cioè la rivoluzione francese ha rotto, in maniera forse definitiva, ha innescato tutta una serie di processi, tutta una serie di eh, percorsi che portano a un vero e proprio sgretolamento di quella sintonia che fino alla rivoluzione francese Uh, ha caratterizzato i rapporti tra trono e altare. Adesso in Europa lo Stato e la Chiesa procedono attraverso, uh, se volessimo utilizzare una immagine come due rette parallele. Da una parte c'è lo Stato, adesso lo Stato post-rivoluzione, così, così così possiamo chiamarlo, è uno Stato direi interessato alla natura collettiva della comunità, alla prosperità temporale. Dei, dei, suoi, dei suoi individui senza direi tenere eh, presente quella che è una vera e propria coscienza a differenza invece della chiesa la chiesa punta molto sul rapporto individuale con l'individuo con il fedele se lo, lo, lo Stato punta alla prosperità temporale, cioè alla prosperità di una vita, della vita terrena, la Chiesa invece punta alla vita e alla salvezza ultraterrena. Se nello Stato è assente un concetto di coscienza, la Chiesa punta molto ehm, sulla coscienza. Da questo momento in poi, cioè dai primi decenni del, dell'Ottocento in poi, direi che tra Stato e Chiesa... Forse sono abbastanza drastico, però mi sembra questa l'immagine più eh, capace di come dire, ehm, evidenziare quelli che sono gli aspetti tipici dello Stato e della Chiesa in questo periodo. Non esiste tra Stato e Chiesa più alcun elemento comune. Possiamo tranquillamente affermare che dai primi decenni dell'Ottocento, dopo la rivoluzione francese, Stato, monarchia e Chiesa si ignorano a vicenda. Adesso la Chiesa, direi che dopo il periodo di preparazione che ha caratterizzato il Settecento, con un'eguale dignità nei confronti dello Stato, quasi nel doversi eh, come dire, affermarsi di una propria sicurezza in grado di trattare pari a pari lo Stato, adesso dal modello della cosiddetta società sperfetta, che caratterizza l'ecclesiologia post-tridentina, adesso la Chiesa avverte sempre più, direi, una propria identità legata ad una vera e propria cittadella assediata. È diverso in tale ambito il concetto eh, del, di Chiesa come cor, corpo mistico. Adesso la Chiesa... È una società, pur se una cittadella assediata direi è una società che vive di, 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 di luce propria, cioè che non ha più bisogno di quel rapporto tra pari che esiste con lo Stato e che è caratterizzato il periodo dell'assolutismo. Adesso Stato e Chiesa procedono come due rette parallele, non hanno alcun elemento in comune. Direi la Chiesa eh, si rende sempre più presente all'interno di una società, eh, come dire, in maniera, in maniera, in maniera diversa. Adesso se lo Stato pensa al bene comune temporale, la Chiesa eh, si proietta verso motivi religiosi soprannaturali. Un'affermazione una, un che forse può dare il, il senso di quello, di quello che stiamo affermando, cioè dalla rivoluzione francese in poi eh, l'umanità è abituata a vivere nel sociale e nel politico senza la Chiesa. E questo, se ci riflettiamo bene, non avveniva fin dal IV secolo, se non meno, perlomeno fin dal, dai tempi di Costantino. Uno dei documenti che eh, come dire, manifestano in maniera più evidente tale caratteristica, cioè il fatto che eh, Stato e Chiesa adesso quasi si ignorano a vicenda, è pubblicato da Papa Pio I nel 1864. Papa Pio I pubblica La Quanta cura, l'enciclica, ma quello che ci interessa per il discorso che stiamo portando avanti in questa sede è l'appendice di quel documento: l'appendice alla Quanta cura. Tech che si chiama sillabo. Quel sillabo che altro non è che l'insieme di 80 proposizioni attinte dal magistero pontificio, non è altro che, in estrema sintesi, che una vera e propria condanna del mondo moderno. Cioè da quel momento in poi lo Stato non è più il braccio secolare della Chiesa. Da quel momento direi che lo Stato evita il riconoscimento della Chiesa, che adesso vive... Con un. Eh, che, che vive sempre più come una vera e propria società a sé stante. Adesso l'unità politica, a differenza di quello che avveniva nel periodo dell'assolutismo, quando contava molto l'unità religiosa, adesso invece. L'unità politica si fonda solo ed esclusivamente sull'identità sul, sull di interessi politici. L'unità religiosa adesso quasi quasi salta, non è più importante come lo è stata nel periodo dell'Assolutismo. Adesso è lo Stato che assicura la, la, il bene comune. Direi cambia anche il concetto di nazione. Adesso esiste un concetto di nazione che è ben diverso dal concetto di nazione cattolica che abbiamo incontrato fino, fino a questo periodo. Adesso ogni nazione ha il diritto di costituirsi in uno, in uno Stato, anche per le altre religioni, cioè direi che eh, il rapporto. O l'assenza di rapporto che adesso caratterizza i rapporti tra Stato e Chiesa, non è soltanto direi un, un, un modo di fare che coinvolge la Chiesa Cattolica. Adesso questo tipo di rapporto da parte dello Stato, questa laicità, se così possiamo dire, da parte dello Stato. Eh, il, lo Stato lo rivolge non soltanto nei confronti della Chiesa Cattolica, ma anche nei confronti di tutte le altre religioni protestanti, cioè adesso esistono diritti e doveri per tutti. Se l'Ottocento e il secolo del, dell'uguaglianza, possiamo bene affermare che alla religione, de, alla religione di Stato in questo periodo si sostituisce la piena libertà di coscienza. Direi che eh, pur se eh, può sembrare lieve, questo nuovo modo di fare da parte dello Stato nei confronti della, della, della Chiesa, soprattutto per la Chiesa Cattolica, eh, significò inaugurare un, un periodo eh, alquanto, alquanto traumatico. Cioè, adesso non esiste più il concetto di tolleranza e quindi quasi una vera e propria discriminazione per le opinioni diverse. Dall'Ottocento in poi, come conseguenza della rivoluzione francese, adesso esiste la libertà di coscienza. Guardate, questo non è un aspetto da eh, sottovalutare, perché questo significa che con l'inserimento della libertà di coscienza, verità ed errore, quindi tutto ciò che era stato considerato errore da parte della Chiesa Cattolica fino a quel momento, adesso, verità ed errore sono poste sullo stesso piano. Adesso direi che da parte dello Stato si inaugura un vero e proprio periodo di ostilità nei confronti della Chiesa, se tutto ciò che fino a questo momento era considerato errore adesso viene posto con la libertà di coscienza sullo stesso piano della verità. Ciò significa per la Chiesa di ripensare ancora una volta il proprio modo, il proprio ruolo, il proprio essere all'interno della società. Ma per le ragioni e per le conseguenze prettamente pastorali del XIX secolo vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie di tutti.